È saltata la programmata seduta aperta del Consiglio Comunale con unico argomento all'ordine del giorno, quello relativo al nuovo ospedale di Siracusa, una seduta alla quale hanno risposto all'appello soltanto 9 consiglieri, eppure il segretario generale aveva atteso oltre 40 minuti prima di fare l'appello. Banchi vuoti quindi all'Urban Center sia tra i consiglieri d'opposizione sia tra quelli che appoggiano il sindaco e quindi l'amministrazione comunale. Per quasi tutti gli assenti la seduta era perfettamente inutile, una perdita di tempo perché senza alcun valore. Caduto il numero legale, si è tenuta una sorta di assemblea cittadina i cui lavori sono stati coordinati dalla presidente Moena Scala e alla quale hanno dato il proprio contributo il direttore generale dell'ASP, i sindaci dei comuni di Siracusa, Palazzolo, Carlentini e Sortino, oltre ai rappresentanti delle organizzazioni sindacali e singoli cittadini. Il direttore generale Ficarra ha detto a chiare lettere che senza l'indicazione di una nuova area da parte del Consiglio Comunale il progetto verrà paralizzato. Ma io sono dell'idea che il governo regionale abbia finalmente chiarito in maniera inequivocabile la propria intenzione di costruire l'ospedale a Siracusa, un ospedale che i siracusani aspettano da almeno 30 anni e che rischia di essere paralizzato dalla solita vecchia politica con le stesse facce, con gli stessi metodi. Ecco, io ritengo che l'ospedale di Siracusa, come dico da tempi non sospetti, debba essere un ospedale di secondo livello, debba servire tutti i cittadini della provincia, debba fermare questa emorragia di risorse nei confronti della sanità catanese, che tutti noi non possiamo più attendere oltre. Quindi mi auguro con tutto il cuore che la politica, quella vera, quella con la P maiuscola, si mobiliti per fare quello che non è stato in grado di fare per 30 anni e di supportare al contrario chi vuole chiaramente, che ha dimostrato non a parole ma coi fatti di voler realizzare l'ospedale. Lei è intervenuto in Consiglio Comunale, ha detto esplicitamente senza l'indicazione di un'area noi non possiamo fare manco il progetto. Certo, è così. Ci sono 3 momenti per la realizzazione dell'ospedale: uno di competenza della Regione, che è il finanziamento, uno è di competenza del Comune, che è l'individuazione dell'area, e quello nostro che segue, cioè la progettazione e la realizzazione dell'opera. In questo momento la Regione, leggiamo ovviamente la delibera e sappiamo che ha messo i soldi, l'ASP secondo il mandato del Presidente della Regione, l'assessore Razza, ha fatto dare a un esperto qualificato la valutazione delle aree e ora tocca solo al Consiglio individuare l'area. Se non individua l'area non si può fare nulla. Invece per quanto riguarda l'ospedale di secondo livello, ovviamente a cui tutti auspichiamo, ma il problema sarà che qualcuno dovrà rinunciare a qualche ospedale di secondo livello, no? Non credo che qua stiamo parlando di rinunce. Innanzitutto dobbiamo avere un'area idonea a contenere il secondo livello, perché se scelgono un'area dove il secondo livello non può andare, è inutile pure parlarne, perché come voi sapete il secondo livello si caratterizza per un maggior numero di specialità e quindi per un numero di spazi maggiori. Una di queste aree, quella di 3.000, insomma, qualcuno ha eccepito che si tratta di un'area che insomma, è dentro un piano paesaggistico, insomma, vincolata con mille vincoli. Allora, in realtà quando il professore ha avuto commissionato il lavoro mancava il decreto che vincolava l'area, per cui non poteva conoscerla. In ogni caso ci dicono dal nostro ufficio tecnico che sono dei vincoli che cedono rispetto a un interesse pubblico superiore, qual è quello dell'ospedale, per cui sono dei vincoli derogabili. Non parliamo di un ospedale privato, ma parliamo di opera pubblica di interesse primario.